Ve l'avevo promesso che sarebbe arrivata. Lei ieri sera veramente ha brillato come una stella. Entriamo nel magico mondo di Ballando con le Stelle e apriamo il collegamento con una ballerina che ha incantato tutti, giuria compresa, e sono sicura anche lui, il suo maestro, che purtroppo in questi giorni non può stare con lei. Elisa Esoardi, Raimondo Todaro. Allora facciamo una prova audio per capire se ci sentiamo tutti quanti. Ci sentiamo. Vi vedete voi due? Esoardi, ma qua. Perfetto. Allora Elisa, io intanto ti voglio fare tanti complimenti. Sono tanti mesi che insomma cerco di inseguirti per poterti avere, eccetera, eccetera. E ieri sera, devo dirti la verità, mi ha incantato. Cioè, tu sei stata... Ma racconta però, scusa Francesca, la conduttrice sei tu, ma racconta la storia vera, cortesemente. Abbiamo una storia... la storia vera, che la rivale dovevi essere tu. Ma non è vero questo, non è mai stato vero, Elisa. Solo tu credi a questa cosa, non è vero. No, l'ho tempestata di messaggi, chiamate, eccetera, perché tutti i blog, i siti dicevano Francesca Fialdini, se sguardo, non ci voglio credere. E l'unica quarantenne, possiamo dirlo, che può indossare ancora la minigonna, Francesca, quindi un attimo. Però poi ha detto che non c'era, non veniva ballando, quindi io Elisa, molto soddisfatta di questo. No, non sarei proprio capace di avere il coraggio e il magnetismo che hai tu scena, veramente. E non lo dico proprio, te l'ho sempre detto anche privatamente, ma voglio andare subito da Raimondo e ti chiedo anche di ascoltare attentamente Elisa, perché poco fa a Domenica In, stavo seguendo Domenica In e ho sentito Mariotto che ha detto che è un po' preoccupato per te e che prega per te, perché questa operazione è stata un po' più complicata di come l'abbiamo sentita. Questa storia... Sì, è stata un po' più complicata, perché io dovevo operare un semplice appendicite, quindi mi avevano dato 3 giorni di ricovero. E io lunedì entro qui al Gemelli, il gruppo Alfieri mi opera, se non che poi in sala operatoria si accorgono che l'appendice era talmente infiammata che ha bucato l'intestino cieco dove si appoggia, e quindi mi hanno tagliato 10 centimetri di intestino, ricollegato tutto quanto. Quindi la sala operatoria è durata 3 ore anziché 20 minuti, e il ricovero più lungo. E ieri, nonostante io avevo tutte le intenzioni di venire, non mi hanno dato il lascia passare. Ma scusa, allora ci stai dicendo che... quando ti rimetteranno, Raimondo? Allora, mi doveva rimettere martedì, invece esco domani! Ma è bellissimo! È bellissimo! È bellissimo questo! Elisa, lo vedi bene, no? È bellissimo per me, dice Elisa. La possiamo sentire meglio, Elisa? La colleghiamo un po' meglio? Mi arriva un po' basso l'audio di Elisa. Grazie, Fabrizio. Eccoti. E poi adesso, Francesca, io devo anche combattere con la luce e la produzione, perché io domani volevo già andare a fare, con molta calma, con molta cautela, andare a fare le prove con Elisa, solo che in realtà credo che si spaventino tutti, capito? Quindi vogliono farmi lavorare. Ascolta Raimondo, io sono molto felice del tuo entusiasmo, lo siamo tutti noi, non vediamo l'ora di vederti tornare in pista e di ballare con Elisa, ma vogliamo anche che tu stia bene, e anche perché vorremmo vederti sabato sera con lei. Sì, però io ma penso domanda. Che non ci... Vai dimmi, Elisa. I punti ce li hai ancora? Ma il problema mio sono i punti quelli di testa. Sono quelli all'addome. I punti in testa, non quelli sull'addome? Mannaggia a te. No, diciamo che ovviamente la ferita la sento tirare, però io penso che non ci sia miglior persona di un ballerino per sentire il proprio corpo, quindi non è che sono un incosciente, ho sempre una bimba a casa di 7 anni
da cui devo andare, che viene prima di tutti. Quindi se io dico che mi sento di andare a lavorare, è perché mi sento di andare a lavorare. Milly lo sa? Milly ti aspetta? Sì, però Milly è una... Non lo so, Milly decide, però un ballo tranquillo, un ballo... speriamo, però domani io non provo ancora con te. Sì, lo so, perché ho visto la convocazione, non mi hanno convocato e quindi non so che cosa succederà questa settimana, però io spero di starti vicino il più possibile perché, insomma, visto vedere tutto dalla camera d'ospedale è abbastanza triste, però devo dire che ieri sera ho fatto fatica a trattenere le lacrime, ieri, perché sei stata pazzesca. Elisa! Ho fatto il possibile. C'è la possibilità che tu possa ballare nuovamente da sola. Ecco, no, speriamo di no. No, sono successe di tutti i colori, Francesca, no, assolutamente, devo ballare con lui, un ballo carino, delicato, però sì, deve tornare assolutamente in pista perché ho bisogno di lui. Una volta va bene, poi basta. Però abbiamo dimostrato che le donne ballano anche da sole. E molto bene, veramente ci hai incantato tutti, ti rivogliamo vedere all'opera e vogliamo anche un giudizio, adesso ecco, non a caldo come è successo ieri sera, ma riflessivo, meditato, di Raimondo, il tuo maestro, ti rivediamo. Non ti sento, Elisa, scusami. Sono io quella, sei sicura? Che effetto ti fa rivederti? Non lo so, non ne ho idea. Io saluto la mia fisicità, il mio corpo con molto rispetto, però non è che me ne renda molto conto. E effettivamente ballando è qualcosa di magico. E quindi mi sto divertendo molto. Posso dire, Elisa, che così libera, fragile, forte... completa, qualcuno ha detto femminile, ma insomma esplosiva, naturale, non ti abbiamo mai visto prima, cioè questa no. È una versione inedita di Elisa Esoardi. Già, adesso non mi farà arrossire perché poi ci credo veramente, però grazie Francesca perché vabbè, lo sappiamo noi, tu sei speciale e tifi per me, io lo so, sei di parte. Cerco semplicemente di liberarmi, ho una terapia, un percorso e spero di arrivare fino in fondo bene. Sarà anche merito, no, un pochino del tuo partner, è vero che ieri sera, sì, già la seconda puntata, non avete potuto ballare insieme, ma Raimondo, questa donna, a parte una fisicità che abbiamo notato tutti, indiscutibilmente bellissima, l'ha detto anche Selvaggia Lucarelli, ma tecnicamente come ti è sembrata? Ma ieri ha fatto in quelle condizioni, ha fatto il massimo possibile da sola, anche perché il ballo non è semplice, perché la rumba è un ballo di coppia, quindi ha fatto veramente il massimo. Poi Elisa ha una grande dote naturale, che lei è passionale, sente la musica, interpreta, quindi se magari mette un piedino di traverso lo noti meno, perché sei talmente preso. Praticamente ti gira e ti rigira un po' come vuole lei. Hai capito? Ma Francesca, abbi pazienza. Una che balla da sola la seconda puntata vuol dire che non sa star seduta, no? E quindi che ha sempre fatto l'uomo anche in famiglia. E per fare il tango, che è il ballo dell'abbraccio per antonomasia, è una cosa incredibile, ti devi fidare del partner. Ci abbiamo messo un'ora e mezza solo per la prima. Un abbraccio, quindi è veramente una terapia, è un'espressione corporea che ti dà tanto, ti tira fuori tutto. Ho una domanda, Elisa, che sì, è bello anche quello, insomma, perché lei tendenzialmente faceva un po' come la Elisa, fa un po' di testa sua. Poi la cosa più bella che mi ha scritto Elisa
prima del debutto del tango mi ha scritto grazie Rai perché finalmente adesso mi sento bella, e io ho detto guarda Ele, che se sei bella è merito di mamma, che io non ho fatto nulla. Aspetta Raimondo, lasciami dire una cosa. È vero, è vero. Le dote non è merito. Beh, ma c'è un qualcosa che non si classifica come bellezza, ma come personalità, e allora non è merito solo di mamma. Perdonami Raimondo, ma la verità è che quando una donna cresce, passa le sue prove, si misura con le sfide, ed Elisa lo fa da molto tempo, allora la sua bellezza si sprigiona anche da sola. Vediamo i commenti dei giudici. Veramente sei donna a 360 gradi. Questa canzone che è la mia preferita di Sanremo, devo dire, è pazzesca. Che ironia della sorte, Raimondo Toccaferro si chiama E dimmi che non vuoi morire. Tra l'altro oggi sta male pure il tuo ex, cioè non so cosa gli fai agli uomini. L'hai fatto quello che dovevi fare con una tale sicurezza, insomma io direi che è andata più che bene. Io non ho visto l'assenza di Raimondo Todaro, che è stata sinuosa, molto curvi, poi come proveniente dall'Ottocento, io a certe cose rimango sensibile. Se vuoi ti presto il bustino, è lo stesso. Questa figliola, che è la più italica che ci abbiamo qua dentro, mi ha fatto pensare alla lirica, alla tosca, una cosa vera, nostra, italiana. I concorrenti terranno a distanza i loro maestri. Ora, il gemelli è a 8 km da qua, Todaro è a distanza, quindi è l'unica che ha rispettato la regola di Ballando. Passa alla terza puntata anche la coppia di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Elisa, ma se la prima puntata dicevi che ti batteva forte il cuore, che eri molto emozionata, insomma, che cosa ti è passato per la testa un minuto prima di entrare in quella pista ieri sera? Il voler far bene per Raimondo, perché poi io l'ho tormentato davvero tutti i giorni, non si poteva, e lo chiamavamo dalla sala prove, perché se lo merita, perché Raimondo è un ragazzo speciale e anche lui ha passato le sue prove e le passerà e le passa ancora. Per me potrebbe essere mio figlio, come dico sempre, però era semplicemente e solo per lui, per lui. Ti abbiamo vista emozionata, ti abbiamo vista anche un po' con le lacrime agli occhi, commossa. A cosa stavi pensando? Che mi dispiaceva che lui non se lo meritava, e stavo pensando al fatto di rimanere indietro un turno, e questo non l'avrei mai accettato, quindi... lo so che non l'avrebbe... Attenzione Raimondo, ti conviene tornare prestissimo! No, non lo so, anche perché insomma comunque Elisa non c'entra nulla in questa situazione, quindi se avessero comunque fatto pagare a lei una cosa di cui non è colpa di nessuno, però purtroppo è capitato, mi sarebbe dispiaciuto un sacco. Poi per fortuna è andata bene, speriamo di poter esserci sabato e di andare avanti, perché se lo merita veramente. Ascolta Elisa, a un certo punto qualcuno, cioè Antonio Razzi, ha detto delle cose, ma io non ho capito tanto bene che cosa. Flavio, te la facciamo riascoltare anche a te. Grazie anche a me. Famosa frase di Alberto Sordi che ha detto a Mina: sei molto facoltò. Molto? Sei molto. E piombò il silenzio in sala. Sei molto fagotta. Fagotta? Sì. Sono fagotta. Io invece te lo dico io, cara Elisa. Sei molto facoltosa. Grazie. Cioè, buona? Cioè, che facoltosa è un'altra cosa. Beh, fagotto vuol dire che non me l'aveva mai detto nessuno. Fagotto è tipo panzerotto. Io li cucino, di solito li mangio, però da Razzi lo accetto. Accetto tutto perché è un galantuomo. Lui mi fa ancora il bacio a mano, l'inchino. Quindi fagotto forever, va bene? Voleva farti un complimento a modo suo, insomma, Raimondo gli è venuta un po' male. Di pancia. Sì. Si capiva dalla sua faccia, ecco quello che voleva dire. Ah sì, si capiva benissimo, Flavio. Per amore della verità, poi ciao, ci sono... Ciao, ciao ragazzi, ciao. Lo posso dire ai ragazzi,
complimenti, buon lavoro Raimondo Spiedi, perché io quell'operazione lì l'ho vissuta da peritonite e lo so, lui è veramente Superman, perché tornare mesi dopo ricominciato proprio. Ah sì, ci vuole no, così tanto? No, ma vabbè, quelli normali, questi sono Superman, so, quando vai a Ballando, che vai ospite, capisci che hai a che fare con dei marziani e dei marziane, non è così. Per amore della verità, dico proprio, ci sono quelle nostre teche teche te, bellissime, cioè, Alberto Sordi, ma assolutamente in maniera sì, non positiva, di più, per dire sei bella, bellissima, sei tanta, dice Mina Minona sei una fagottata sì, de roba, sì, e questo sì, mi ha detto, quindi riportiamo anche, cioè, il maestro era Alberto una Sordi, ma per dire bella, bellissima, che di più, cioè il Nilo, cioè Ripante, era, il maestro Razzi, la, è così, così, è così. Vabbè, no. Elisa, Raimondo, io voglio farvi un augurio, lo faccio soprattutto ad Elisa in quanto concorrente, ma essendo tu il suo maestro e ballando insieme, lo faccio a entrambi. Io vi auguro di prendere tanti uno nelle prossime gare. No, scusa un attimo, hai pazienza. Prossimo anno quindi lo fai tu e io vado in giuria, perché? Perché forse Raimondo non lo sa, Elisa in questo momento si è dimenticata, ma 20 anni fa, con un numero uno della televisione italiana, che è Fabrizio Frizzi, Elisa si è presentata a Miss Italia così. Allora, e cominciamo nella massima emozione delle ragazze con l'aspirante Miss Italia numero uno. La numero uno è Miss Val d'Aosta, Elisa Isoardi. Cominciamo con Elisa Isoardi. Numero uno, la numero, diciamolo perché il numero di gara è importante, 17 anni, di Cuneo. Tu studi da geometra e frequenti una scuola teatrale a Roma. Sì. Hai dichiarato di avere alle spalle un anno di soddisfazioni. Ce lo riassumi in 40 secondi? Che è vero, la passione per il teatro ce l'ho fin da bambina, quindi proprio l'anno scorso abbiamo deciso con i miei genitori di trasferirmi a Roma e studiare teatro. Ed è stato un anno splendido perché ho studiato sia teatro che geometri e quindi sono riuscita in tutti e due i campi. Capito Raimondo, questa ragazza a 17 anni già viveva a Roma, aveva le idee molto chiare e da quel momento non si è più fermata. Tanti... Lo so. Eli, ti volevo dire che una fagottata eri, una fagottata sei rimasta. Tanti uno per voi ragazzi. Elisa, mi raccomando. Grazie. In bocca Francesca al lupo. Cuore, grazie, 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 davvero. Raimondo, speriamo di vederti presto in salute, soprattutto, eh? Assolutamente, un bacio a te e un bacio al maestro Flavio. In bocca al lupo, dai. Scusate, in bocca al lupo. La Caldini ballando con le stelle il prossimo anno. Ne parlerò con Mitty. Corri da lei. Che mangia a te. Ciao ragazzi, un saluto ovviamente a tutto lo staff. Dai, yeah. Di ballando con le stelle, un grazie anche a Milly Carlucci, insomma, Io sono contenta per loro. Ieri sera mi sono emozionata a vedere.